Buonasera e bentornati sul mio canale, l'Angolo di Sam, e se siete nuovi, benvenuti. Il 2022 è quasi finito, siamo alle porte del nuovo anno, il 23, e speriamo che questo nuovo anno sia positivo e pieno di cambiamenti ottimali, ovviamente, mai negativi. Io voglio essere sempre, diciamo, positiva, ho un punto di vista più luminoso, mettiamola così. Quindi vorrei trasferire a voi questo modo di vedere le cose. Però adesso vorrei fare un, diciamo, un summit, un'analisi, di quello che è capitato un pochino rapidamente su questo canale nel 2022. È stato un anno interessante, direi. Io ringrazio vivamente le persone che si sono iscritte all'inizio, le persone che hanno continuato a seguire e i nuovi arrivi, perché devo dire che mi state scrivendo, mi avete già contattato e mi date anche delle idee nuove per il 2023. Quindi vi ringrazio vivamente e direi che durante questo anno abbiamo visto un po' di cose. Io ho aperto più rubriche, se avete notato, se non lo sapete andatele a vedere. Uno è Sapevate che, dove affronto le curiosità nel mondo dell'arte. Ho analizzato Vincent Van Gogh, vi ho mostrato anche la tecnica della tempera, le curiosità di questa tecnica e devo dire che quel video era piaciuto molto. E ho intenzione di andare avanti con le tecniche e le analisi in questa rubrica, perché il mondo dell'arte è un mondo affascinante e pieno, pienissimo di cose da sapere, cose che non vi vengono dette a scuola e quindi io vorrei veramente darvi l'opportunità di apprendere le chicche, diciamo così, le cose un po' strane dell'arte. L'altra rubrica che è piaciuta tantissimo è I mille volti dei manga. Qui ho analizzato, mi sono soffermata tantissimo perché ho analizzato artisti giapponesi, ho fatto delle analisi comparate e tranquilli continuerò con questa rubrica perché veramente mi piace tantissimo, piace tanto a voi e nei sondaggi vedo che partecipate, state incominciando a scrivere e anche il prossimo video sarà il risultato del vostro sondaggio. Vi ricordo ovviamente che nella sezione community lo trovate e potete votare, quindi siete ancora in tempo. Votate perché ho messo quattro argomenti e ovviamente fanno parte di questa rubrica, i mille voti del manga. Ho scelto quattro artisti e ovviamente voi dovete dire la vostra. Che cosa preferite? Quindi andate, votate se non l'avete ancora fatto. Però direi che quest'anno ho messo un pochino in pausa i miei work in progress, cioè i tutorial essenzialmente, per una questione tecnica. Io l'avevo già spiegato, però ve lo ridico volentieri. Il problema è che vedete dietro di me non c'è molto spazio e il problema è che devo mettere il cavalletto e la videocamera e devo zoomare per mostrarvi ovviamente i passaggi quando faccio i disegni. È un vero problema fisico, quindi lasciatemi del tempo, devo trovare solo un modo per aiutarvi a vedere meglio i lavori, così posso ripartire per il 2023, cosa che ho in mente di fare, i tutorial, perché i tutorial sono davvero davvero importanti per chi vuole imparare a disegnare e anche per chi ha piacere di vederlo fare. Inoltre vorrei farvi qualche lezioncina in merito alla mia tecnica a due mani. Sì, l'avete sentito bene. Io, chi mi conosce lo sa, in fiera spesso dipingo a due mani ed è una tecnica che ho sviluppato nel tempo. È molto utile. E devo dire che ci vuole un po' di pazienza, però si può apprendere. Quindi mi piacerebbe mostrarvi come faccio a fare i lavori disegnando a due mani in contemporanea. Però non era tanto questo, ma diciamo che il riassunto dell'anno è stato aprire le rubriche, vedere che incominciano a funzionare. E ovviamente ho dovuto chiudere quella delle lezioni, perché le lezioni le voglio riprendere, ovviamente, ma con una veste un po' diversa. E in che senso diversa? E qui mi collego alle novità per il 2023. La novità è che voglio attivare le dirette, ragazzi. Sì, perché ho cambiato la connessione
È più potente, quindi dovrebbe funzionare adesso. Quindi qua sul canale voglio attivare una bella diretta in modo da interagire con voi, vedere come va la connessione, perché la prima volta ovviamente sarà un po' un esperimento che faremo insieme e decideremo l'ora, la giornata, vediamo un pochino quando farla. Ovviamente si parla dopo le feste. E vedremo un pochino un argomento a piacere, quindi io sceglierò un tema, ve lo scrivo, vi aggiorno ovviamente nella sezione community e voi mi scrivete ovviamente, interagite con me o sul canale, anche su Facebook mi trovate, quindi non abbiate timore, scrivetemi perché così ho il vostro punto di vista e le vostre idee. Altra cosa. Un'idea che voglio fare per il 2023 saranno le interviste. Alcuni li ho già contattati, voglio intervistare alcuni artisti, miei colleghi che conosco da tempo e, come dire, è bello presentare dei colleghi, delle persone che hanno un loro, diciamo, una loro esperienza, portarla qua sul canale perché tutte le cose che farò saranno sempre a tema artistico, questo lo dovete sapere, il canale si basa su questo. Quindi la mia idea è proprio questa, chiedere e informarvi attraverso le parole di altre persone, altri miei colleghi, mostrarvi i loro lavori e niente, passare delle orette insieme in modo da interagire, ma ad avere anche degli ospiti su questo canale. Un'altra cosa che voglio fare riguarda voi. Sì, perché non ho intenzione solo di intervistare gli artisti o i miei colleghi, ma vorrei intervistare alcuni di voi. Perché? Voglio portare qua sul canale alcune persone che ho visto aprire dei gruppi bellissimi su Facebook sui manga e gli anime e mi piacerebbe che collaboraste perché se accettate il mio invito potrete portare la vostra voce qua sul mio canale e raccontare alle persone la vostra esperienza, come è nata la vostra passione per il manga, come lo vedete il manga e che cosa vi ha portato ad aprire un gruppo, se vi trovate bene, se avete fatto amicizie grazie a questa esperienza e cose di questo tipo. È un'idea un po' pazza forse, non lo so, però a me piace interagire con le persone e vorrei veramente che diceste di sì, perché io mi rendo conto che non tutti hanno il piacere magari di parlare davanti a una telecamera o a un microfono, però sarebbe bello collegarsi e poter portare la vostra esperienza, il vostro mondo qui su questo canale. È il mio canale e ho deciso di aprire le porte un pochino alle esperienze di tutti, sempre ovviamente però rimanendo sull'ambito artistico, quindi rimaniamo sul disegno, sul manga, sugli anime, e sulle opere che vi piacciono, potremmo parlare di artisti, insomma fare dei salottini mini ovviamente e digitali perché ovviamente usiamo le webcam. Questa è un po' la mia idea, un po' folle, però per favore ditemi cosa ne pensate, perché a me piace, mi è piaciuta tantissimo quando mi è venuta in mente e spero che questa cosa la possiate apprezzare anche voi. Bene, io ho detto tutto, ragazzi, per questo video non vi tedio più, vi lascio andare a festeggiare perché ovviamente siamo, insomma, dovrete fare anche le spese, finire perché oggi sappiamo è il giorno prima, vi lascio tranquilli per domani, io grazie di essere stati qua sull'angolo di Sam per il 2021 e per il 2022. Io vi auguro tante feste e un felice anno nuovo. Buon 2023 da parte dell'angolo di Sam. Buona serata a tutti e al prossimo anno. Ciao!